Allora, mister, si torna in trasferta, Cremona, sì. Campo sulla carta difficile, che risposte ti aspetti dalla tua squadra? Ma è sicuramente, come ho detto ragazzi, in settimana, dopo una buona prestazione di domenica scorsa, tenendo presente la mole di gioco e le occasioni create, dobbiamo fare in modo di andare a finalizzare meglio, anche se giochiamo contro una squadra totalmente diversa dal Pordenone, sia nei principi sia a livello tattico. È anche vero che ci siamo soffermati sul fatto che in trasferta rendiamo meno rispetto a ultimamente a quello che facciamo in casa, quindi quel piglio di attenzione, di combattività bisogna alzarla da subito. Ecco, vi manca insomma la vittoria in trasferta, manca, quest'anno non è ancora arrivata, ne sentite tra virgolette il peso? Credo che sia principalmente figlia della prestazione, dell'atteggiamento e di tutte quelle componenti che poi dopo ti portano a vincere. Poi se la fortuna anche ti aiuta in questo momento qua, ce l'andiamo, sicuramente ce la prendiamo, però tante volte la fortuna bisogna andarsela a cercare, non bisogna fare in modo di riceverla gratis, perché secondo me ti tiri la zappa sui piedi. E dobbiamo fare in modo di essere molto molto combattivi, come dicevo prima, perché è una trasferta che ci teniamo tutti nella continuità e quindi prepariamoci bene, abbiamo fatto in modo di provare alcune situazioni per poi dopo vedere la partita in corso come cosa dirà. Però la partita deve essere di grande atteggiamento mentale positivo e battagliero. Senti, conoscendo per quello che abbiamo visto quando qui allenava Padova, le sue squadre sono, diciamo, aspettano per poi ripartire, quindi insomma sì, è un po' una partita, ripeto, dove ho detto anche ai ragazzi che quando noi abbiamo la palla sicuramente bisogna farsi valere, però bisogna anche stare attenti a certe situazioni che nel momento in cui vai a finalizzare di andare con un certo criterio, perché poi dopo loro sono bravi nell'andare a ripartire, nel chiudere tutti gli spazi. Quindi mi auguro che sia una partita dove la nostra fase di possesso sia redditizia rispetto a domenica scorsa. Ecco, voi siete una squadra che segna poco, perché insomma 9 gol in 10 partite sono oggettivamente sì. Pochi, da questo punto di vista domani è ancora più dura, perché se voi siete una squadra che segna poco, loro sono una squadra che tendenzialmente difende in 11. Beh, sulla carta non mi sembra una partita di grande spettacolo, no, però comunque credo che se ripetiamo i principi e l'atteggiamento di domenica scorsa, sicuramente noi azioni le creiamo, poi a finalizzare bisogna essere più determinati sicuramente, ma bisogna essere anche fortunati. Dal punto di vista dell'atteggiamento forse siete avvantaggiati dal fatto che loro non attaccheranno evidentemente come Pavia di turno, ma almeno all'inizio. Ma forse i dati dicono questi, però la partita bisogna sempre giocarla, e loro comunque è una squadra che è ben messa in campo, allo stesso momento lascia pochissimi spazi e quando attacca con quei 4-5 elementi che sono pronti a fare male, quindi noi in opposizione dobbiamo essere molto cinici nella fase offensiva e nel momento in cui siamo in fase difensiva bisogna avere quell'occhio sia tattico e sia di aggressività e di combattività molto molto alto. E la soluzione per ovviare a tutti e due questi fattori tatticamente qual è? Ma sicuramente è l'atteggiamento della testa, poi ripeto il modulo secondo me aiuta fino a un certo punto, ma la corsa, lo spirito di sacrificio deve essere, domani deve essere più alto rispetto ad altri domini. C'è sempre l'idea di dare continuità comunque alle formazioni che hanno fatto bene, almeno dal punto di vista del gioco, quindi anche quella che abbiamo visto contro il Pordenone. È un dato che io tengo presente, ma allo stesso tempo devo anche fare in modo delle valutazioni in alternativa per poter fare in modo di avere una squadra che possa difendere meglio, ma allo stesso tempo anche attaccare meglio. Ti accontenteresti di un pareggio comunque su un campo difficile o sei proprio determinato a cercare di fare quello step in più
sotto il punto di vista della finalizzazione. Ma credo che il fatto di che uno possa prevedere un risultato prima, sia accontentarsi o non accontentarsi, credo che le partite vanno sempre giocate. Poi si affrontano due squadre che stanno facendo in due blasoni molto molto importanti, ma io devo pensare al mio Padova e quindi mi auguro, alla tua domanda, che possiamo sul campo meritarci i tre punti. Senti, ad oggi sono 13 punti in 10 partite, che vuol dire poco più di un punto a partita. Manca qualcosa a livello di punti a questo Padova? Ma sicuramente l'andamento nelle ultime partite sta dicendo che manca qualcosina. Forse meritavamo qualche cosa in più in precedenza e quindi non dobbiamo fare altro che andarci a prendere le prestazioni, perché poi dopo la ruota gira e alla lunga i punti che non ti sei guadagnato in precedenza può darsi che ti vengono tra virgolette regalati le partite successive. Però non devi aspettare il regalo, ma devi darti da fare. Da un lato hai detto ci sono i problemi dell'attacco, di un attacco che in fase di finalizzazione sta mancando un po', dall'altro però c'è anche, insomma, le squadre che tu stai mettendo in campo. Vediamo per esempio Altinier, che nelle ultime partite è subentrato. Sì. Questo cosa significa? Che secondo te il problema della finalizzazione non è nell'uomo che c'è davanti che deve finalizzare, ma magari è più diffuso al creare occasioni? Ma no, io credo che comunque nel reparto offensivo chi va del nostro attacco ha sempre cercato di finalizzare al meglio, e non credo che sia un problema di singolo, credo che sia un problema dove noi abbiamo lavorato molto in questo periodo qua sull'equilibrio di squadra e allo stesso tempo di fare in modo di creare quelle azioni, ma non dobbiamo fare in modo di avere quelle discrepanze a livello proprio di campo, dove attacchi ma viene infilato in maniera molto decisa. Quindi il giusto equilibrio. Io mi accontenterei di ripetere le stesse occasioni del gruppo per domani. È anche una partita calda fuori dal campo, ti auguri qualcosa per quello che riguarda le tifoserie, visto che insomma i precedenti non sono buoni? Beh, parlo per la mia tifoseria e credo e spero vivamente che possa essere una giornata di sport. Lo auguro anche ai tifosi della Cremonese e quindi cerchiamo di fare in modo di essere rispettosi, ma allo stesso tempo che sia una festa di sport, perché comunque sono due tifoserie di un livello molto molto alto. Sentendo i convocati, porti via tutti, c'è qualcuno invece cercato? Sì, porto via tutti, devo valutare dell'Andrea. Gian Donato? Sì. Cioè devi valutare, comunque se... è convocato? Sì, adesso sto definendo con lui se portarlo o meno, però ci sono tutti, 22 compreso dell'Andrea. Ok. Grazie.